Alleluia, alleluia. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la liturgia della parola odierna fa un ulteriore riferimento alla parabola del regno, a proposito dell'esempio del seminatore, e poi ancora nell'Antico Testamento, la prima lettura, il profeta Geremia riprende questo tema della fecondità, che è il risultato, l'effetto di una buona semina, a proposito di tutti coloro che nella volontà di Dio devono realizzare una missione. Gli ebrei, naturalmente, come popolo eletto, dovevano realizzare la missione di dare i natali e l'identità al Salvatore e al Redentore e poi, dal loro consorzio etnico, diffondere il Vangelo. Sappiamo che effettivamente dalla comunità cristiana primitiva, derivata dall'ebraismo a partire dagli apostoli, che si inaugurò il cristianesimo, che però trovò grande e più rapida accoglienza e comprensione presso i cosiddetti gentili, cioè i pagani di cultura e anche di religione greca che abitavano il bacino mediterraneo. Questo fu l'esordio dell'evangelizzazione, la primissima evangelizzazione apostolica, dell'età apostolica. Tutto questo perché? Perché il Signore ha questa preoccupazione di seminare e di fecondare con il suo Vangelo popoli di ogni lingua, di ogni razza e di ogni nazione. Per il fatto che, come un buon pastore, custodisce il suo gregge, quanto abbiamo ripetuto nel Salmo 31 oggi. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Un riferimento molto bello che accompagna la cura del pastore a quella che è la cura del seminatore. La pastorizia, l'agricoltura sono immagini simpatiche, bucoliche, prese in prestito da quella che era anche l'economia all'epoca di Gesù, l'economia dominante naturalmente, ecco, dei suoi conterranei e contemporanei. Ma veniamo adesso a Charbel, il santo che oggi celebriamo, il primo e più grande santo del Libano, questa terra che è tutto un messaggio perché è un crocevia di popoli, di culture all'interno del Medio Oriente, dove c'è stata sempre una pacifica convivenza tra cristiani e musulmani fino ai fatti drammatici della metà degli anni 70 della guerra civile, che terminò agli esordi degli anni 80, come sappiamo. La terra del Libano, dove Gesù si è recato, ha predicato, Tiro, Sidone, la terra del Libano, la terra dei cedri, la terra degli antichi fenici, terra quindi di commercio, di apertura, di scambio, che ha trovato però anche nel sacrum commercio, cioè nella diffusione del Vangelo, lo scambio non solo culturale ma anche religioso attraverso una semina che ha avuto buoni effetti, che ha attecchito. Infatti all'interno dei paesi medio orientali sicuramente il Libano è quello dove ci sono più cristiani, anche se di rito orientale il rito dominante è quello maronita, molto bello tra l'altro perché la consacrazione è formulata addirittura in aramaico, siriaco aramaico, la lingua originaria di Gesù, quella con la quale lui celebrò l'ultima cena quando istituì l'Eucaristia e il sacerdozio. Bellissimo. Ebbene, San Charbel era un ragazzo che decise di consacrarsi a Dio, entrò nell'ordine maronita,
ma decise all'interno della sua famiglia religiosa di vivere un'esperienza ancora più contemplativa, semi-eremitica, e fece l'esperienza quindi di vivere in maniera più appartata sulle colline del Libano, nutrendosi sobriamente, dedicandosi all'intensa preghiera, alla penitenza e dedicandosi alla salvezza delle anime, opera che ha continuato poi anche da morto, per così dire da morto, in maniera così eclatante, tanto è vero che ha guarito tante persone. Famoso il miracolo di quella donna che venne operata alla gola da Saint Charbel stesso, che le apparve in sogno e che le lasciò come segno simpatico di questo suo miracolo, come punti di sutura il pelo della sua barba, e questo è un fatto acclarato, così come il suo corpo per tanti anni dalla bara ha trasudato un liquido particolare che è miracoloso. Come un olio di guarigione, questo liquido ha prodotto tante guarigioni. Ma perché? Perché è il modo con il quale questo santo, che ha accumulato tanti meriti presso Dio, si rende ancora propizio come intercessore e tomaturgo a favore di coloro che gli chiedono preghiere. Questa è stata la sua missione da monaco sacerdote, questa continua ad essere la sua missione oggi da santo canonizzato. Questa è l'attività e la vita dei santi, i nostri amici che vivono ormai in maniera definitiva nella comunione con Dio, nella gloria di Dio alla quale sono associati, e possono intercedere da amici di Dio e cittadini del cielo per tutti noi in maniera molto efficace. Allora diciamo